Quando viaggiamo vogliamo spostarci dal punto A al punto B più rapidamente possibile, giusto? Perfetto. Però, come avrai notato, non sempre ci sono voli diretti per qualsiasi destinazione, e per un buon motivo. Ogni volta che una compagnia aerea apre una nuova rotta, lo fa in base ad accurate analisi, basandosi su due semplici domande. Quante persone vogliono viaggiare verso un certo luogo e quanto sono disposte a pagare per farlo? In base a questi due fattori, le linee aeree decidono se aprire una nuova rotta o chiuderne una già esistente. Ogni rotta richiede carburante e il carburante costa. Se non ci sono abbastanza passeggeri su una certa rotta, ecco che viene chiusa. Quindi non siamo solo noi passeggeri a volerci spostare da A verso B il più rapidamente possibile. Sono anche e soprattutto le compagnie aeree. Perché il tempo è denaro. Che poi, perché non c'è mai qualcuno che vuole viaggiare dal punto B al punto A? Tutti vanno sempre da A verso B. Chissà, guardate che nel punto B non si sta per niente male, eh? Ad ogni modo, stavo dicendo, quando viaggi in auto, pianifichi accuratamente la tua rotta. Scegli le strade più veloci, decidi in anticipo quante soste ti serviranno per la benzina, per mangiare e per riposare un po'. Pensa quindi quanto deve stare attenta una compagnia aerea. Volare costa molto più che guidare. Prima che un aereo decolli, viene messo a punto il piano di volo. Il piano viene poi caricato nel computer di bordo, con la rotta già perfettamente programmata. L'aereo in genere rispetta il piano fino all'ultimo dettaglio, ma vengono anche previste diverse altre possibilità. Insomma, è sempre bene avere un piano B, C e anche D se si tratta di portare centinaia di persone a migliaia di metri su nel cielo. Ogni aereo ha già programmate le eventuali deviazioni in caso di maltempo o altri inconvenienti. L'obiettivo resta sempre quello di arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile. Il che significa volare da A verso B in linea retta, giusto? No. Se guardi una rotta aerea, non somiglia affatto ad una linea retta. Somiglia piuttosto ad un arco. Ma perché? Perché una linea retta funziona sulla carta, ma la Terra è in 3D. L'aereo, in un certo senso, viaggia davvero lungo una linea retta. Vuoi un esempio? Se tracci una riga tra, ad esempio, Los Angeles e Tokyo, naturalmente la traccerai dritta. Però, se dai un'occhiata ai meridiani e ai paralleli tracciati sul mappamondo, vedrai che sono curvi. Se visitassimo una torre di controllo, vedremmo che su ogni rotta viaggiano nello stesso momento migliaia di aerei. Non c'è un angolino libero in tutto il cielo. Guarda quanti sono! Ora, prendiamo ad esempio gli Stati Uniti e l'Europa. Aerei che partono da New York o tante altre città diretti, che so, in Germania, in Spagna, in Grecia, eccetera. Tutti in volo sulla stessa rotta, agli stessi orari, così da atterrare in Europa al mattino. Insomma, lassù nel cielo c'è davvero un sacco di traffico. Così tanto da fare impallidire l'ingorgo che ogni mattina incontri per andare al lavoro. Quando ci affacciamo dal finestrino lì in alto nel cielo, però, sembra sempre che in volo ci sia solo il nostro aereo. Il motivo per cui tutti gli aerei usano le stesse rotte è per pura convenienza economica. Ma allora, come si fa ad evitare che tanti aerei in volo sulla stessa rotta si scontrino tra di loro? Tanto per cominciare, volare non è proprio come andare in auto. Una strada è una superficie piatta, mentre il cielo è in 3D. Già questa è una bella differenza, se ci pensi. Ma non basta, tutti quei voli vanno coordinati. Ecco perché esistono le torri di controllo. Devono letteralmente dirigere il traffico ed evitare che due aerei in volo si avvicinino troppo. Esistono poi severissime regole da rispettare. Tutti i voli che viaggiano verso ovest devono volare ad altezze pari, 10.300 metri, 10.900 metri e così via. Viceversa, quelli diretti verso est viaggiano a quote dispari, 10.600 metri o 11.200 metri. In questo modo viene sempre mantenuta una distanza di almeno 300 metri tra ogni velivolo. Detto così sembra poca roba, mentre si vola a decine di migliaia di metri. Eppure è circa l'altezza dell'Empire State Building. Esistono rotte estremamente più trafficate di altre, con decine di aerei in volo ogni minuto. Ogni volta che un aereo attraversa una di queste zone, deve seguire istruzioni molto precise. Anche nelle zone meno trafficate, comunque, ci sono migliaia di aerei in volo. Per garantire la sicurezza, ad ogni rotta viene assegnato un nome specifico. I piloti, poi, hanno a disposizione ogni tipo di assistenza. A terra ci sono strumenti chiamati sistemi di navigazione fissi, o in gergo, NAVAID.
Il loro compito è inviare segnali radio verso il cielo, che vengono raccolti da ogni aereo in volo. Ogni pilota poi conosce dei punti di riferimento geografici su ogni rotta che percorre, già inseriti nei sistemi GPS di bordo, per mantenere l'aereo sulla rotta più sicura. Ogni rotta viene poi suddivisa in diverse tappe intermedie, una dopo l'altra, fino a destinazione. Ora torniamo un attimo ad osservare le rotte aeree. Avrai notato che gli aerei tendono ad evitare di sorvolare gli oceani, in particolare il Pacifico. Naturalmente, per certe destinazioni sorvolare l'oceano è inevitabile, ma generalmente si cerca più che altro di volargli intorno e non direttamente sopra. Il motivo è semplice: è preferibile volare sopra la terraferma il più possibile. Anzitutto perché è più semplice individuare i punti di riferimento geografici. La cosa però ha anche i suoi svantaggi. Ad esempio, sorvolando un oceano, si vola molto più tranquillamente. Le turbolenze nascono dalle correnti d'aria che salgono dalla terraferma. Sorvolando solo vaste distese d'acqua, non c'è rischio di incontrare turbolenze. D'altra parte, è sempre più sicuro effettuare un atterraggio d'emergenza a terra che non in mare, nel caso qualcosa vada storto. Insomma, la prudenza non è mai troppa. Gli unici aerei in grado di affrontare le rotte transoceaniche sono quelli a quattro motori. Per i più piccoli bimotore sarebbe una sfida troppo rischiosa. Immagina, con uno dei due motori in avaria ne resterebbe soltanto uno. Meglio non rischiare. Anche gli aerei più grandi, però, in caso di emergenza, preferiscono atterrare sulla terraferma. E di terraferma nell'Oceano Pacifico ce n'è pochina, no? Ecco quindi spiegato perché si preferisce volargli intorno e non direttamente sopra. Un'altra regione evitata accuratamente dagli aerei è l'Himalaya, tranne quando sia strettamente necessario, si capisce. Nell'Himalaya molte vette superano i 6.000 metri e quella più alta, l'Everest, arriva a 8.848 metri, centimetro più, centimetro meno. Gli aerei viaggiano di solito a quota 10.000-11.000 metri, ma come sempre meglio essere prudenti. Inoltre, sopra l'Himalaya esistono correnti d'aria fortissime che rendono molto complicato manovrare l'aereo. Gran parte della catena montuosa, poi, non è visibile dai radar e i piloti non sarebbero in grado di comunicare con le torri di controllo. Inoltre, un atterraggio d'emergenza è possibile solo su superfici pianeggianti, che sull'Himalaya scarseggiano a dir poco. E ancora esiste il problema della mancanza di ossigeno. Normalmente ogni aereo ha una scorta di ossigeno che basta per 20 minuti. Più che sufficienti per far scendere il velivolo alla quota di sicurezza di 3.000 metri, manovra però impossibile su una immensa catena montuosa piena di vette che superano i 6.000 metri. Immagina un po'. Ma rieccoci alle rotte aeree. Ora concentriamoci sui poli. Nessun aereo lì sopra, tranne uno che sta sorvolando l'Artico? Ehi, che ci fai lì? Ah, sei il Dubai Seattle. Beh, sei un'eccezione, diciamo così. Sorvolare l'Artico richiede piani di volo speciali e tutta una serie di procedure molto più complicate. Il fatto è che sopra i poli i sistemi di navigazione sono quasi inutilizzabili, in particolare radar e bussole. Sopra il polo nord, infatti, c'è un fortissimo campo magnetico in costante movimento, movimento che quindi interferisce non poco con gli strumenti di bordo. Basta un piccolo errore di pochi gradi per finire fuori rotta, con gran spreco di tempo e denaro. Ecco perché pochissimi aerei sorvolano l'Artico. Per quanto riguarda il polo sud, invece, il problema non si pone nemmeno. Nessun aereo di linea lo sorvola. Non perché sia impossibile, semplicemente perché il 70% della terraferma e il 90% della popolazione mondiale si trovano nell'emisfero boreale.